cari amici, bentrovati nuovamente nel nostro laboratorio creativo di Idee nelle Mani. Mimma, stiamo continuando ad arredare la nostra scrivania. Che cosa ci hai portato? Cosa ci serve nella scrivania? Se non una bacheca. Avete pensato proprio tutte queste cose? Sì, dove mettere tutti gli appunti, i numeri di telefono, gli appuntamenti, per non perdere tutti i bigliettini, creiamo questa bacheca. E montando la roba di Natale mi è rimasta la ghirlanda, te la ricordi? Ah, la cornice, questa era la cornice la che cornice. Già avevamo riciclato per fare la ghirlanda rettangolare. Sì, la ricicliamo e facciamo la bacheca. Ah, benissimo, okay. C'è una fonte inesauribile di idee. Allora diciamo un po' tutto il materiale occorrente. Una cornice vecchia, senza vetro, quindi se non abbiamo quella di Natale, diciamo, prendiamone una in cui si è rotto il vetro, come l'altra volta, perché il vetro non ci servirà, o una che ha magari il vetro di plexiglass, che costa meno e quindi non utilizzeremo neanche quello, lo toglieremo. Sì. Comunque ci serve la base, in questo caso abbiamo il cartone, capita a volte di avere il compensato, va bene uguale. Benissimo. Ok, tanto non la andremo a ricoprire. Ok, e poi dopo vedo un po' di scampoli, di stoffa. Scampoli di stoffa, di qualsiasi colore. Io consiglio, se sono di fantasia diversa, a me piace personalmente, però a meno che abbiano un filo conduttore. Qui c'è sempre comunque del giallo o sì, del marrone. Un po' di nastri, vedo. Dei nastri, che dopo ti farò capire a cosa servono. E okay, del cartoncino di scarto. Benissimo. Ok. Partiamo allora. Rivestendo la base. Quindi per rivestire la base mi serve uno scampolo un po' più grande. E ho trovato questo. E lo incolliamo. Quindi utilizziamo la colla caldo. Utilizziamo la colla caldo, sì, anche per questo lavoro qui. Quindi lo giro e lo incollo sul retro. Quindi così. Attenzione a non bruciarsi quando appoggia la stoffa, quindi comunque appoggiamolo sulla stoffa un attimo, fa presa proprio, fa presa velocissimamente un attimo, sì. Ok, giriamo, cogliamo, l'eccesso dopo lo andremo a tagliare così. Quindi tu eri in camera tua e hai detto: cosa mi manca? Mi manca una bacheca dove mettere i miei appunti. Non credo io di essere... vado di riciclo. Sì, non credo neanche di essere l'unica con 1000 bigliettini sparsi in giro. Sai, dobbiamo segnarci il numero di telefono volante, dobbiamo scriverci dell'appuntamento dal dentista. Sono tante cose che spesso dobbiamo appuntarci. Io mi appunto spesso, trovo magari un sito internet interessante, me lo segno sulla mia bacheca, che di solito la posiziono proprio sopra alla scrivania, quindi okay, proprio a portata di mano. Quindi cogliamo l'ultimo lato e poi tagliamo l'eccesso così. E poi in questo potremmo anche lasciarlo, perché non è un tessuto grossissimo. Sì, ma utilizziamo gli scampoli dopo, quindi ah ecco, non si butta mai via non niente, buttiamo via mi pareva niente. Questo strano, qui sarebbe inutilizzabile, lo useremo in un'altra occasione. Qui, una volta terminato il dietro, questo è quello che si presenta davanti. Vediamolo. Ora dobbiamo trovare il modo per appuntare i nostri fogliettini. Okay. E ci sono due maniere, ok? Uno è utilizzare del cartone in cui poi le puntine abbiano presa, o del sughero se lo troviamo. Sì. Il cartone è più economico e più accessibile a tutti quanti, quindi attaccarlo così sarebbe veramente brutto. Lo ricopriamo con la stoffa, quindi lo stesso procedimento di quell'altro lo facciamo con il pezzettino piccolo di cartone, un po' di colla. Lo incolliamo alla stoffa, anche qui tiriamo bene e tagliamo tutto l'eccesso. Quindi il risultato
è questo. Quindi il dietro si presenterà così, a noi non interessa perché lo incoloriamo, e il davanti è così. Quindi tiriamo bene la stoffa e lo andiamo a posizionare. Ok, cominciamo ad arredare la nostra bacheca. Iniziamo proprio a renderla funzionale. Quindi attacchiamo questo pezzettino, ne ho fatto uno un po' più lungo come puoi vedere. Lo attaccheremo qui. Quindi anche qui colla. Ecco. E attacca molto facilmente. Sì, sì, perché cartone su cartone sì, sì. Stoffa fa proprio presa. Un altro lo metteremo qui. E poi un'altra idea carina è questa, Martina, guarda. Con i nastri faremo una sorta di cordina. Quindi anche questi li incolliamo dietro, in modo che non si veda il trucco. Così ci puoi appendere ancora altre cose, sì. Graffette. Con le mollettine, dopo ti faccio vedere su quella terminata. Quindi così. Bella tesa, mi raccomando, tirate sì. bene il nastro. E l'altro, mettiamo un bel colore. Quindi anche questa. Sempre colori molto sgargianti. Sì. La scelta dei colori è personale, quindi sì, sì. Ognuno può farla come desidera. Togliamo qui. Lasciamo un attimo che faccia presa perché poi va tirata, quindi ok. Tagliamo. Beh, ecco già, ha preso molto forma, è già coloratissima così. Poi mettiamo la cornice. Mettiamo la cornice, quindi questa la andremo a inserire dentro. Dentro, chiudiamo la nostra cornice e questo è il risultato finale. Molto per fartelo carino. Vedere funzionale, ti ho portato quella, la mia finita, che ti darà altri spunti. Vediamo. È veramente delizioso. Il fondo qui è diverso, è un po' così più abbiamo etnico. Appeso con tutte le nostre vedi, sui nastri mollettine. Utilizzi le mollette, quindi anche in questo i bigliettini, siccome vendono delle idea. Mollettine che sono troppo carine, non so mai come utilizzarle. E noi mettiamo e i nostri bigliettini. Così fanno veramente colore. In questa la cornice non mi piaceva, l'ho coperta con un nastro. Se abbiamo poi una cornice che non si intona con il fondo o non ci piace, la copriamo. Ah, la possiamo colorare, dipingere? Sì, anche dipingere. L'altra idea che ti posso dare è con i tappi di sughero. Si possono comunque incollare o sul bordo o comunque all'interno sì. della nostra bacheca. E anche questi, siccome fa presa la puntina, utilizzarlo in questo modo. Beh, veramente originale. Grazie Mimma, complimenti, un ottimo lavoretto, abbiamo continuato ad arredare la nostra scrivania, continuiamo ancora con Alice, tra pochissimo restate con noi, dai nelle mani.